che quindi c'è riciclo, che volontà è stata di fatto? Allora, come ha detto il direttore, è un'opportunità che abbiamo voluto fortemente entrambi, per motivazioni diverse. Insomma, io vengo da 2 o 3 anni sotto il profilo mentale difficili, inutile negarlo. Probabilmente mi sono scontrato con piazze che erano un pochino lontane da quello che era stato un po' il mio percorso calcistico, per una volontà mia di avvicinarmi a casa. E avevo perso praticamente l'aspetto ludico di quello che è questo sport, quindi la voglia di venire qua, a prescindere dalla categoria, a prescindere che comunque Cesena, per quello che rappresenta, non la vedo come una piazza di Lega Pro. Era proprio quello di tornare a divertirmi sul campo, quindi ho studiato a fondo quelle che potevano essere l'idea tecnica del mister, le qualità della squadra. Dopodiché, insomma, con una chiacchierata con il direttore siamo stati abbastanza diretti entrambi, e c'è stata la volontà di unirci, e questo fa sì poi che anche l'impatto iniziale avuto sia stato subito positivo, perché io ero pienamente convinto di venire e la società, nel direttore e nel mister, hanno visto in questa mia volontà, insomma, si sono rafforzati ancora di più nell'idea di aver preso comunque un giocatore funzionale a quello che può essere il percorso tecnico della squadra. Ciao Davide, Luca Montanari, Corriere Romagna e Teleromagna. Ti chiedo questo, l'impatto invece sul campo, cioè il passaggio, di fatto è vero che tu non ti allenavi con la squadra, con la Lazio immagino, giusto? Però di fatto eri in uno spogliatoio di una squadra che fa la Champions. E passi su un campo fano di Serie C, dove non avevi mai giocato a 32 anni praticamente. Ecco, da questo punto di vista, anche tecnicamente, cosa significa? C'è anche calarsi proprio in una realtà come quella, proprio in un momento della partita più particolare, no? Ma guarda, allora ti devo dire la verità, nel senso che io in questi 6 mesi mi sono allenato come se ogni domenica dovessi scendere in campo, perché penso che più che per l'aspetto fisico, quando stai fermo così tanto tempo, è l'aspetto mentale quello che devi cercare di tenere sempre vivo, perché a livello fisico ti bastano 1, 2, 3 settimane, poi dipende dal calciatore, per rimetterti in condizione. Ma se l'aspetto mentale non lo tieni vivo, quello non si accende. In questo devo ringraziare anche comunque il preparatore che mi ha allenato in questi mesi, Dario Conte, perché ha aiutato a far sì che io sia arrivato qui a Cesena con una ottima preparazione fisica. Detto questo, l'aspetto mentale appunto è la cosa più importante, quindi per me la partita che abbiamo giocato a Fano era come giocare all'Olimpico, quindi ho pensato ben poco a quello che avevo intorno, ma ho pensato più diciamo, a tutte le cose negative che ho passato in questi mesi, e le ho trasformate poi in energia positiva dal primo allenamento. Quindi Fano è stata, diciamo, una conseguenza diretta per come mi sono approcciato in questi mesi e dei primi giorni qui a Cesena. Che anche Paolo ti ha consigliato, Paolo mi sembra che consigliato di mettere in Sì, immagino. no, vabbè, ma ho tanti amici fortunatamente nel mondo del calcio che hanno giocato qui a Cesena, e da Marco Parolo a Romano Perticone, a Renzetti, insomma, tutti mi hanno parlato molto bene, insomma, ma a prescindere da quello, io penso che dipenda tutto dalle motivazioni che uno ha dentro, perché puoi essere nella più bella piazza, nella più bella città, come sono stato io, insomma, alla Lazio, a Roma, e stare malissimo e magari andare in piazze dove non ti aspetti e magari trovarti subito bene. Quindi dipende tutto da come uno approccia a questa professione. Poi, insomma, io questo è il mio 15º anno, quindi penso di avere un pochino di esperienza, ho girato tanto, ho cambiato tanto, e quindi mi rendo conto che alla fine l'aspetto mentale è la cosa che conta di più. Da qui ho avuto subito impressioni positive dalla prima chiacchierata con il direttore,
fino poi alla chiacchierata con l'allenatore, perché alla fine quello che conta poi è il campo, a prescindere da Serie A, Serie B e Serie C, quello che conta è il rettangolo verde. E lì, devo dire la verità, è stata una grossa sorpresa, perché l'allenatore, penso in questi pochi giorni, poi avremo 3 mesi, 2 mesi intensi, insomma, l'allenatore è una figura fondamentale, me l'avevano detto anche tanti compagni qua che mi ero sentito, è una figura fondamentale ed è stata un motore in più per venire qua, perché ha un'idea di calcio, secondo me, molto molto interessante, che ho visto in pochi allenatori nella mia carriera, e quindi a 32 anni è sicuramente qualcosa di stimolante. Ecco, a proposito di chiacchierate, ne hai fatta una anche tu subito, hai chiamato tutti in campo, insomma lì al centrocampo, alla fine della partita, come mai? Cioè, nel senso, cosa ti sentivi in quel momento? Ma guarda, allora, innanzitutto devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra, perché mi hanno accolto veramente nel migliore dei modi, anzi forse con troppa riverenza, quindi insomma, da giocatore esperto quale mi ritengo, ho cercato di mettere fin da subito quelle che sono le mie qualità. Poi è normale, uno mi rendo conto che entrare a gennaio in un gruppo che tra virgolette ha fatto benissimo in questi mesi non è mai semplice, quindi ho cercato di mettere un po' quelle che sono le mie qualità, prima morali e caratteriali e poi tecniche, al servizio della squadra, e in quel momento è stato anche, diciamo, una liberazione per i tanti mesi di agonia calcistica e non solo, e soprattutto l'importanza di aver vinto una partita importante dopo quelle 2 settimane comunque abbastanza importanti e di impatto negativo, tra virgolette, sul gruppo. Davide, sul terreno di gioco ti ho visto scendere in campo molto tuo agio, con molta serenità, e cosa ti ha permesso, appena arrivato qui a Cesena, di avere appunto questa sicurezza fin da subito sul campo dopo magari molti mesi di assenza? Allora, innanzitutto io sono molto sicuro delle mie qualità. Questa è una cosa che mi ha contraddistinto sempre nella mia carriera, da quando ho 18 anni fino a oggi. E poi sicuramente le idee dell'allenatore naturalmente contano tantissimo, nel senso che se tu entri in un sistema di gioco così organizzato, così ben definito, dove tutti sanno quello che devono fare, è tutto più semplice. Quindi poi un giocatore, tra virgolette, che può avere un'esperienza come la mia può trarne solo dei benefici. Quindi sicuramente le indicazioni del mister sono fondamentali, perché entrare in un contesto diverso probabilmente avrebbe fatto sì che avessi avuto molto più fatica a entrare nei meccanismi di una squadra. Invece questo è stato, diciamo, azzerato, questo gap dalle idee, ripeto, veramente stimolanti che ha l'allenatore. 15 anni hai fatto, hai cambiato squadra tantissime volte, lo hai detto, ma poi c'è la tua carriera che parla, tantissimi allenatori.